La vita è un lunedì dal quale vieni e vai. Mi piace sia così, sto bene in mezzo ai guai. Ma sotto il minimo, 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 minimo mai. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Ho un fastidio verso i furbi a prima vista, mi dà noia chi ha la sua filosofia, chi non chiama mai nessuno alla sua festa e puntuale si presenta poi alla mia. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Io non sogno mari di isole lontane, si va avanti, faccio quello che mi va, perso dentro queste notti americane, tra Milano e il sole di Cinecittà. Ma sotto il minimo, 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 minimo mai. Sotto il minimo, 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 minimo mai. Vede, signor Argento, io dentro di me mi sono detto: è inutile che io venga a sbattermi qui durante la settimana, quando ordunque vengo qui e lo trovo qui la domenica, senz'altro, che si dà il suo da fare. Per... io mi sembra di disturbarla delle volte, non vorrei 6, magari. 8, 5, 7, 5. A me, non so, non vorrei magari dire, facciamo un ordinino semplice, semplice, semplice. No, no, guardi, niente ordini, infatti, oggi è domenica, lo so che mi lasci perdere, sto facendo i conti. Io mi la scusi, lascio perdere, signoriccio. La lascio per un attimo. Per 9. Questa qui è quella della... Lasci stare, per l'amor di Dio. Tre ore che metto dati nella macchinetta. Lei mi schiaccia un tasto, paf, sparisce tutta la memoria. Ci mancherebbe altro, ci mancherebbe altro. Sono guarda. Tante tre lasci ore per perdere, pazienza. Tre ore di calcoli, pensi un po'. Non ha la memoria, non ha la stampante, sta macchinetta qui. Allora, va via tutto dopo. Per... Tornando a noi, io dicevo di stare, non so, su un miliardo di crodini. Non dico esagero. Scherzavo. Se proprio vuole mi porti due cartoni. 200 cartoni, due cartoni. Perché è domenica. Due cartoni 3, di 5, crodini. 0, e facciamo 6, 100, 9, 200 scatoloni di Bianco Sarti. Cosa? Cosa 100, dice? 4, dove 7. Li metto? Non so neanche dove metto. Infatti lo io ho detto, retro, è inutile. Due, facciamo due cartoni. Due cartoni da 600 bottiglie di 600. Bianco Sarti. Ma no, cosa mi fa scrivere 600? Mi sbagliare. Fa sbagliare, abbia pazienza. 900 bottiglie di Bianco Sarti. Due cartoni, due. Oh, mi fa correggere, signor Merlo. Per 9, 3, 6... Ecco, non mi taccagno, vicino! Vabbè, farla butto. Cosa? Cosa dice? È un modo di dire. Rida, signoriccio, bella la vita, eh? Io la domenica qui a fare i conti, lei è io spiritoso nei bar, chiusi. Ci si tira. Facciamo 250.000 boieri anche. Ma i boieri non mi piacciono, non piacciono a nessuno, cancelli, neanche un ma boier. Ma lei non ha da fare via, deve stare qui tutta la domenica, non è tifoso, magari sentire le partite. Sono fuori. Tifoso, ma volevo portargli dei boieri per fare una boierata. No, boieri no, guardi, non mi faccia nervosire, l'ho detto boieri no, non mi piacciono, non piacciono a nessuno. Ci sono dei premi comunque, sappia, con i boieri, ogni boiero che prende c'è Batuffoli... niente, io vengo venerdì mattina, ok, ore 8:30, bar Marco d'Argento, ok. La saluto, signor Marco, grazie di tutto, nonostante che lei mi ha fatto un bell'ordine, taccaglio viscido, niente, no, la saluto, signor Marco, arrivederci. Ciao, Mole. Iole. Ciao, Ciccio. Meno
Buongiorno, 2000. Signor Marco. Ciao, Iole. Cosa sta facendo? 45. E i conti, se non approfitto della domenica. Sai com'è. Meno 6, 2. Che bella. Cos'è questo? No, Iole, no! Iole, m'hai cancellato tutto, la memoria, 3 ore di calco, e adesso cosa faccio? Hai cancellato ma tutto! Ma no, i numerini ci sono ancora! Ma che numerini ci sono ancora? Niente, c'è cioè, zero! Ma cosa sei venuta qui a fare? È domenica, il bar è chiuso! Sto aspettando Diego e Marcello, perché mi hanno promesso che mi portano al campo sportivo a vedere la partita. Signor Marco, c'è un giocatore che mi piace tantissimo. Sì, che giocatore? È quello vestito di nero con la bandierina, che mi saluta sempre. Il guardialine? Non so che mestiere faccia, ma mi piace. Numero 2, Bruscolotti! Numero 3, Ferrario! Numero 4! Ma aspetta, non lo so! Maradò! Pienso c'è tu! Che c'entra? C'è il somarello sulla bandiera, che c'entra Maradona? Napoli-Milan, Gesù, Diego! Ma quale Napoli-Milan, Gesù, Diego? Quale Napoli-Milan? Napoli-Milan, avversario dello stadio! Ma se stiamo andando al campo sportivo a vedere la partita, cioè, giocano Pino, Scalfaro, che c'entra Napoli-Milan? E le bandiere? Ma le bandiere mi fanno fare un po' di colore, no? Partire un po' di grinta! E allora facciamo gol! Ciuccio grande, ciuccio mio, Marco, ciuccio, se ci dovessimo perdere, ci troviamo tutta la macchina, è chiaro? Alla macchina! Forza Magico Ciuccio, forza Magico! Quale macchina? La macchina non ce l'abbiamo. Davvero? Allora facciamo così, facciamo un segno con un pennarello sulla macchina, cazzo ci troviamo lì. Ok! Forza Magico Ciuccio! Forza Magico Ciuccio! Piove! E se ti lo vendo, a me che me ne frega! Se piove ci troviamo la macchina bagnata col pennarello. Poi chi ce ne frega, ci saranno 20 macchine, vengono 40 persone al campo sportivo, vuoi che non ci troviamo? Ma come no! Poi Minniti è già arrivato? No, non è arrivato. E Minniti lo lasciamo qua, noi ce ne andiamo. No, ragazzi, Adelmo mi aspetta, io devo andare. Chi è Adelmo? Il guardamine. Guardiamine? È presto. Guardialine! Andiamo, dai! Dove andate? Minniti! Ma aspettiamo Minniti, vi prego! Signor Marco, questo se ne vanno senza aspettare a Minniti! Oh! Oh, che gridi sempre! Mi fa un piacere, me lo fa un piacere, sì, signor Marco! Se viene Minniti, gli dice così che io sono andato allo stadio, io lo volevo aspettare! Però lui, questi qua vanno di fresi. Sì, va bene, glielo dice? Grazie. È stato Marcello, mi ha dato una bandierata in testa, allora io credevo di sanguinare. Forza Magico Susan, ti prendo, va che ti prendo, va che ti prendo. Ecco qua, mi hanno devastato il bar. In 2 minuti e 30 secondi mi hanno devastato il bar. Uno non può venire qui nel suo bar una domenica a fare i suoi benedetti conti e subito arriva Iole che ti spegne la macchinetta e ti fa perdere tutti i conti. Marcello che sparge i fogli dappertutto. Diego adesso che mi massacra le caramelle, ma sono matti, matti sono.
Non è che si possa dire che non sono dei bravi ragazzi, ma... Sembra ieri quando li ho conosciuti. Ricordo l'assunzione di Iole, 4 anni fa. Sì, ero entrato da poco anch'io a fare parte degli industriali del Cappuccino, se così si può dire. Era luglio e faceva un caldo infernale. Il termometro fuori segnava 37 gradi. Da circa un quarto d'ora avevo notato la sagoma di Iole che nervosamente passeggiava avanti e indietro sul marciapiede del bar. Infine si decise ed entrò. Eh sì, il suo abbigliamento non lasciava dubbi. Era nervosa per quell'importante appuntamento, forse il suo primo lavoro. Scusi, lei è la signorina Iole Marini, immagino. Sì, e lei il signor Bar. No, il signor Marco Argento. Sì, Marco Argento, sono io. Prego, prego, si accomodi, venga qui. Si sieda qui così facciamo una bella chiacchierata, eh? Scusi, non ha un po' caldo con questa... Ah, questa? Sì. Sa, un po' fa freddo, un po' fa caldo, non si sa mai quello che fa. Sì, è vero, ma qui in questo bar fa caldo comunque, fa un caldo torrido. Se la vuole levare, se la levi pure, eh? Era imbarazzante, ma allo stesso tempo era così dolce e ingenuamente impacciata che faceva tenerezza. Signorina, non faccia complimenti, anche questo, se lo vuole levare, se lo levi, se lo tolga. Oi. Per chi mi ha preso? Per una signorinaccia? No, per l'amor di Dio, signorina, ci mancherebbe altro, faccia come vuole. Dunque, io cerco una cassiera per il mio locale, voglio una cassiera che sappia fare con i clienti, che sia gentile, che parli volentieri, che abbia esperienza nel rapporto con la gente. Signor Marco, lei è fortunatissimo, ah, sì? Ha davanti a sé quello che si merita. Bene. Sono io, accetto. No, accetto, un momento, mi faccia fare qualche domanda, qualche informazione. Lei, per esempio, ha mai lavorato in un locale pubblico? No, mai. No, non ha mai lavorato in un locale pubblico? Non si preoccupi, mai. Rimasi per un attimo inebetito, questo era davvero troppo. Stavo quasi per riprendermi quando... Non hai così pochi capelli. Come? No, volevo dire perché si perde... Lei perde i capelli. Cosa? Così pelato. Certo, una così non poteva far arrabbiare nessun cliente. Signorina, sa cosa ne dico? Lei è assunta. Basta, non ci pensiamo più. Affare fatto. Assunta? Sì. Così, senza fare nessuna domanda. No, mi piace, mi dà fiducia. Mi faccia qualche domanda. Non so, mi chieda qualche montagna. Che montagna? Ho studiato qualche fiume famoso. Che fiume, signorina? Lei deve fare la cassiera, abbia pazienza. È lui che ho studiato a fare. Vabbè, allora mi dica, che ne so, qual è la capitale del Sudafrica, sentiamo. La capitale del Sudafrica quella che sta a sud. Sì, quella che è sud Sudafrica, sì. Che è... esiste. Signorina, lasciamo perdere, io sono già contento così, adesso mi manca un cameriere e poi il locale può cominciare cameriere? A puzzare. Sì, un cameriere. Un cameriere, un ragazzo di bottega. Ah, io ho un amico che ha lavorato per anni in locali pubblici. Sì, amico suo. Sì. Oh, signorina, a scanso di equivoci, le dico subito che tipo di cameriere ho pensato per il mio locale. Sì. Dunque, io voglio una persona alta. È alto. Alta, prestante. Bella, bell'aspetto, bello. Tanti capelli, biondo, pieno magari biondo. È carico di nordico, capelli. Un tipo nordico. È nordico, ecco, è calmo. Olandese. No, molto calmo, molto calmo. Calmissimo. Che non si lasci innervosire da niente. È così? Sì. Lei è sicura di quello che dice? Sì, sì. Ah, vediamo, proviamo, non me lo faccio Vado vedere telefonarmi? Qui. Oh, brava, gli telefoni subito. Sì, dov'è così il telefono? Concludiamo. Il telefono è là, ecco, in quell'angolo. Ah, vado a telefonargli. Sì, sì, vada a telefonargli. Così concludiamo. Quella lì è la cassa? No, quello è il bancone, signorina, la cassa è questa. Per è una cassetta questa, è una cassetta in Canada. La cassetta in Canada. Sai, io sono spiritosa quando voglio. Pronto, Marcello? Ciao, sono Iole. Ascolta, ho trovato lavoro, forse anche per te. Devi fare una cosa, devi venire qua subito, però cerca di essere elegante, vestiti bene e poi, anzi, slanciati, alto, altissimo devi essere. E anche tanti capelli, nordico devi essere, biondo. Ascolta, è in via dei 101, sì, ti aspetto. Pronto? Permesso?
Pensate. Buongiorno. Buongiorno. Io sono il garazzo qui, notalato per lo di questo di valore. Come? Mannaggia, lo sapevo. Io lo sapevo. Sono il ragazzo a cui avete telefonato per quel posto di lavoro. Oh, oh. Finalmente, prego. Io sono assunto. Marco Argento. Assunto? Ho superato la prova. Assunto? Che prova? No, si siede, ne parliamo. Io sono Marco Argento, comunque. Ah, io Marcello. Lei, Marcello? Marcello. Marcello? Marcello, basta. Si vergogna. Cognome. Si vergogna? Si vergogna del cognome? No, Marcello, no, Marcello. Mica il cognome, scusi. Provolone. Provolone, Marcello Provolone. Che c'è da vergognare? Sì, Marcello... Provolone. Marcello Provolone. Provolone, ma che cosa? No, scusa. Marcello... Cosa c'è da ridere? Marcello Provolone, un formaggio come un altro, un cognome come un altro. Marcello Provolone, napoletano naturalmente. Napoletano? No. Guarda, qua napoletano, napoletano. Come, quale napoletano? Ma lei sembra un napoletano, io, dica la verità. Mi sembra un napoletano. Nordico, i napoletani Nordico. Sono neri, i napoletani sono bruni. Io sono... Non i è miei... Le spiego la mia storia. Sì, va bene. I miei genitori erano napoletani. Oh, no, poi erano trasferito. No, ma qua i miei genitori erano. Cos'erano? Nobili. Nobili, stavano su, erano nobili. Questo che c'è, nobili napoletani. Certo, il marchese Provolone. Tutti si ricordano il marchese Provolone. Il marchese Provolone. Il cardinale Provolone. Cardinale Provolone. Ah, il cardinale Provolone se lo ricordano ancora in Inghilterra, caro. In Inghilterra? Signor. Caro lei, c'è ancora nobili un proverbio. Inglesi, hey, che si chiamavano Provolone. Gli inglesi, tutt'oggi, qualunque qualche cosa non va, dicono questo ai tempi del cardinale Provolone non sarebbe mai successo. Ah, ai tempi del cardinale in Provolone. In Inghilterra dicono così. Se questo... Dicono così in Inghilterra. Okay. Vabbè, comunque io gliel'ho chiesto solo per questo accento, questa leggera inflessione. Se è per l'accento, allora, lei me lo napoletano. Deve dire prima, perché l'accento, c'è una storia. Anche per l'accento. C'è una storia. È ricco di storie. E qual è questa storia? Appunto, lei si chiederà qual è la storia. Io mi chiedo in qual Inghilterra, è? Ai tempi del cardinale Provolone. Siamo sempre in Inghilterra. Sempre in Inghilterra. Sempre in Inghilterra. Sono generazioni, sì, di Provoloni. Vabbè. Tutti quanti addirittura. In Inghilterra. Vabbè. Durante la... Quando andavano a fare la caciotta alla volpe, loro, loro prendiamo la caciotta alla volpe. I cani muti e andavano I a fare cani muti. E andavano a fare le battute cani, di caccia. Mi racconta le storie tristissime. Abbia pazienza. Alla groviera. Allora, un giorno un nostro zio scozzese. Sì, anche lo zio. McProvol. Mi pare. E insomma. Scusi, sono. È una storia incredibile. Lasciamo perdere. Sì, le volevo spiegare la questione dell'accento. Parli. Non ci credo. Io lo sapevo. Lei mi deve perdonare perché io stavo dal parrucchiere. Mi ero tagliato la coda di cavallo. Sì. Se non che, tutta fretta, mi è arrivata una telefonata e diceva: vieni qua, lascia stare i capelli. Perché sì, io li stavo pittando, perché essendo biondo, dalla nascita, avevo i boccoli. Sì. E mia mamma me la tagliò perché è una storia lunga. Non sono mai visti Provolone con i boccoli. Ma sì, ho dovuto tagliare i broccoli. Senta, abbia pazienza, è una storia troppo lunga, adesso non ho tempo. Parliamo di lavoro, le spiace. Parliamo un minuto di lavoro, ma se lei ha la pazienza. Voi basti, mi dicevi dove andare a parlare di lavoro. Io me ne andavo diretta a me. Dove io va? Facciamo una cosa. Cosa adesso vado a farmi un bel caffè. Ma al che balcone, caffè? E parlare di lavoro, io e lei, cosa ha capito? Tu e lei, e noi, io. Anche io. Tu, ma per favore, lei, Marcello Provolone. Io e lei, parliamo di lavoro. Siamo qui perché... Saltiamo i preamboli, io mi aspettavo tutto un altro tipo fisico, mi perdoni, mi aspettavo... Più piccolo, no, più piccolo magari con un po' stempiato. Mi aspettavo un altro tipo, quello che a me interessa in questo momento, sì, è vederla dietro al bancone. Quello, signor, è il bancone, io voglio vedere, signor, che cosa sa fare lei al bancone. Signor, faccio vedere, e quella è partita qui.
Lei me lo doveva dire subito. Io senza mettermi i capelli corti, senza fare tutto, io avrei fatto direttamente la mia brida al bancone. Vabbè, mi faccia vedere che cosa sa fare al bancone. Noi siamo generazioni di provoloni ai banconi. Vabbè, quello che non sa lei. Ma scaldi, lei rimarrà stupito. Oh, signorina Marini, questo ragazzo è un ragazzo molto simpatico. Sì, ma vero? È un po' strano, diciamoci la verità. Strano? No. Un po' strano, non so, ma perché? Raccontato per i capelli? Tutta una storia. Vedrà la verità, guardi, sono guardi! Pronto. Sì. Oh! 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 Vuole vedere pure la mia abilità alla cassa? Te la faccio vedere. In effetti un gran bel salto, quello era Marcello. E il giorno in cui il retro del mio bar divenne la residenza di Diego? Ero andato a prenderlo alla stazione e mi aveva chiesto se potevo ospitarlo per un paio di giorni. Naturalmente a un vecchio compagno di scuola non potevo rifiutare una breve ospitalità. Guarda Marco, te devo dire la verità, un'avventura senza precedenti. Ah sì, al eh? Di là dell'immaginabile. Immagino, sì, sì, sì. È stato fantastico. Quelli sono paesi strani, paesi. Ma sono esperienze che vanno fatte una volta nella vita. Tu dovresti venire una volta con me. Ma guarda, vieni a fare un Diego, giro. Allora. Mi tenti. E poi diventi calmo. Capisci? Cioè, impari quell'arte del controllo, capito? Sì, vedo. Senti, ma dimmi un po' di quei posti. Cosa mangiavi? Una curiosità, guarda, cosa mangiavi? Sui cibi bisogna dire le proverbi di paesi e poi dei paesi tuoi. Sì, deve andare, deve mangiare quello che il paese ti propone. Certo, non è che può andare certo. A fare lo schizzinoso, certo, trovare un caffè, 5 minuti per trovare un buon caffè. Buon caffè. E il clima com'era? Clima, guarda, ti dico torrido. No, chi ha detto torrido? Ho detto troppo, proprio un caldo, torrido, freddo, cioè. Di col tiepido, proprio variabile. Micidiale, micidiale, sì. È stata un'avventura vera, un'avventura vera, anche l'ambiente, proprio sabbie mobile. Fisse, morbide, tutto tipo muscoli, geni, una cosa veramente. No, non sto scherzando. Ma quello che mi interessa è la gente. Com'è la gente? La gente, devo dire, indigeni. Tutti indigeni. Sì, gli indigeni, come posto. Sono? Come tutti sono? Indigeni. Vabbè, c'è indigeni a seconda del posto. Gente, no, come noi, eh? Come noi? Sì, molto simile a noi, affabili, con nasi, affabili cari con... orecchie, due quasi a testa. Non ci capiamo. Poi anche narici, molto, poi occhiale usavano. Occhiali. Se c'era a testa. Vabbè, ma no, ma io chiedo alla gente come carattere, come carattere, lingua. La lingua. Ma tu mi conosci. Che lingua? Tu sai che io non mastico. Appunto, molto appunto. Cioè, io le succhio un po', poi la mando giù in te, cioè non è. Ma cosa tengo la cosa in bocca un po' la lingua e poi dopo la butto giù. Come te le... Non è che posso stare con la lingua a masticarla. Io testina anche, non la sopporto. Sì, sì, ho capito. Sì, il cotechino, insomma, piace manzo, cioè tutti i bolliti magri. Cosa siamo? Diego, cioè, volevo sapere come te la sei cavata, che lingua parlava, come facevi a comunicare. Siamo italiani. Siamo nel mondo, noi comunichiamo a gesti. Che gesti? Tutti i gesti che fa voi. Dici che ore sono, facevi il segno, cioè dici quando poi c'è la classica questa devo dire internazionale, quella di becchi qualche schiaffo, dagli indigeni, lì alle anguille, ragazzi, poi l'isola delle anguille sono mica le prime, insomma te la sei cavata. Oggetti, ne hai portati, Diego? Che a me piacciono gli oggetti, perché Hanno una loro cultura dentro, no? Esatto. Proprio all'isola delle anguille fanno i tramonti delle anguille. Che c'è, i tramonti? Sì, no, dico l'oggettistica, loro ritraggono, dipingono. No, non ci sono gli oggetti, l'oggetto esotico. Che oggetti, non i tuoi! No, l'oggetto esotico, questa maglietta, io l'ho messa il secondo giorno appena arrivata alle... Ecco, si sente. Lì alle anguille, no? Ma l'ho sporcata e da quel giorno... Sì, ecco, metti via, questo sono i clienti. È stato molto, molto utile alle anguille. Oggetto esotico, Diego, l'oggetto dell'artigianato locale. Questa è una pezza che avevo già portato da i clienti, ti stanno guardando. Questo, che c'entra? Mica sono queste le anguille, se non viaggiano, hai gente... Quando questo, uno non vuol capire... Questo... quello cos'è? Stupendo. Artigianato locale, ma questo dai, qua lo usano gli...
Cosa fa? Quelli no, del luogo per no, cacciare. No, scusi. Caccia, sai, entusiasta del viaggio. Vedi, vanno a caccia con questi qua, sono spingardoni. Eccolo qua, guarda. Cos'è? Questo l'ho comprato per te, Marco. Un regalo per... Beh, secondo oh, me... Beh, guarda, che io con questo sono molto contento. Vicissitudini, eh? Ah, sì? No, ragazzi, sono cose... La gente così, no, pieno, pieno di gente, prima di... Beh, cioè, non è detto che... Sono contento, Diego, questo è... Sono andato all'avventura, anche la carta era dell'uomo, vedi, proprio loro usano questa carta per confezionare questo tipo di regali. È una gondola. Per forza. Da Venezia, che volevo che lo portavo? Una pottonatore di Pisa? Ma non dovevi andare in India? Ah, dovevo andare in India, inizialmente. Poi sono arrivato a Venezia, ho finito i soldi, sono fermato, no? Due mesi a Venezia. Due mesi tondi tondi a Venezia. Cos'è? Mesi di... parli? Ho ceppato subito l'accento veneziano. Ceppato? Dove l'ombra, giù un'ombra, giù un'altra. Sì, giù un'altra. Il fegato alla ve con sì. Le seola, le sepole. Sepole? Sì, con le sepole. Questo non è veneziano. Sta ben, guarda, ti dico, poi sì. Gozirà tutte le isole delle sì. Anguille. Ah sì, non è quella l'anguilla, no? Girato, tutta la, la zona anguillifera. Sì. Cos'hai visto? Stupendo, se sì. Viso chiaro e tondo, sì, sì, sta all'isola di Buran, Buran dove sì. Gay mangiatori di sì. Vetro, quel che mangi di vetro, no. Soffiatori e Murano, soffiate, non è e i lotofagi che mangiano, no, quello è un altro viaggio che ho fatto. E poi che sta a Burano, Buran. Che è il pizza. Sì, fanno pizza. Pizza, sì, sì. No, pizza, pira, 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 pira di pizzeria. Ma vabbè, ma che c'è? Questo è venuto adesso. Sono stati che tu hai pizza, pizza, sì, qua vabbè, hai quattro cristalli, sì. Alle quattro mosche hai voluto che ci sono. Che diavolo di pizza. Pizzico, guarda, vabbè, i pizzi che ho visto. Go visto. Sono stati entri nei canali, sai? I canali. Al ponte... Al cosa ponte dei respiri! Oh, ma che respiri? Il fegato alla dei respiri, che erano tutti i murati, le murate. Le murate vive, che erano dentro, che erano tutti. Sai perché? Che, sai perché che si spussa? Sì, che sale dai canali? Dalle sai cali, perché? Certo, dalle cali l'acqua marcia. Ma che acqua marcia? C'è l'alito dei gondolieri che mai. Ma che alito? Il fegato alla vena tutto per favore. Lasci di consigliare, Marco! Comunque il tuo accento lascia desiderare, no, che sì, sa, veneziano sa. È pace. Figura, sa, se andavi a Bologna cosa facevi, scusa? Sono stato a Bologna, oh, ho ceppato anche l'accento di Bologna. Ceppato si ho dice comunque, a Venezia, a Bologna, sì. Ho preso l'accento a Bologna. E questo è bolognese puro? Sì. Oh, e se andavi a Firenze? Ho stato anche a Firenze, perché ci fanno parlare dei dialetti. Sì. Perché non sei mi un poliglotta, sei un poliglotta. Ho molte glotte, sono carico di glotte. Ma perché non mi domandi quando spesa per il tuo regalo? Perché non te lo domando, perché non si chiede mai. Per un regalo è maleducazione chiedere quanto. Si chiede il regalo, il prezzo se è un regaluccio. Ma questo è proprio da un regalo. Sì, quanto hai speso per questa cosa? 400.000 lire, vabbè, deficiente. Appunto. 400.000 per una mezza fetta d'anguria con su sì, ma anche 40, la Litaro. Anche 40 sono tanti. Ma quale 40? 19.500 lire. Mi fai segno così, 19.500. E c'ho 19.500 dita. Cioè, dillo senza fare segni. 17, 18, 19.500 lire. Ah, questo è il 500. No, questo è il lire, questo è 500 lire. 500 lire, ok, vabbè. Diego, quanto ti fermi qua? Quanti giorni? Ma io pensavo di stare due o tre giorni, Marco, quattro vabbè. Al massimo. Però vabbè. Qui non mi piace, l'arredamento lo cambiamo. Io non posso dormire in un posto così. Qui lì leviamo la scrivania, leviamo. Che scrivania? Ma tutta la scrivania lì, il banco, qui anche il comodino. Ma che comodino, Diego? Non hai capito male. Il comodino? Qui devo andare via, Ma... Il comodino e la scrivania. È il bar, non è il comodino, è la cassa. Qui non qui dormi, anche qui. I due qui lì. Ci sono i clienti. Qui sono i clienti. Ma guarda non dormi. Tu dormi nel retro, Diego. Oh, vabbè. Questo è il mio bar, è il mio locale, ti faccio dormire qui. Ma no, mi stavo stupendo, dico, ma vuoi mica fare a dormire? Appunto, sta schifezza mi è matto a farti dormire qui. Questa è schifezza, guarda, hai visto. Hai rovinato tutto il tavolino, ragazzi. Ho trovato un'immagine del oggetti esotici. Ma che esotici? Oggetti esotici, qua dormo io? Sì, qui c'è il bel retro, tu te ne stai qui, tranquillo. Eccoci qua, guarda un po'. Ma sei scemo? Cosa?
Ma Domingo, questo sarà un metro per uno, questo. Ma che c'entra? Due o tre giorni, t'adatti. Ma quale? Ma che c'è due o tre giorni? Ma c'è modo e modo. Ma Diego, ma metto a dormire in questa... in Duculio. Ma che tu... No, per favore, perché sta scrivendo è un pacchetto di sigarette. Ma hai detto due o tre giorni, Diego. Uno per uno, non che posso star dentro. Se osato, hai mai detto due giorni. Se che cosa da star due giorni? Posso venire davanti al banco per un'ombra, ma mi se posso mi adattare retro. A proposito, se vieni al banco a bere un'ombra, qui abbiamo il nostro personale. Vieni, vieni, Iole, ti voglio presentare ai miei collaboratori, la signorina Iole Marini. Salve, tanto piacere, tanto. È un piacere anche per me. Sì. Tanto piacere, ma parmi è normale questo, scusa. Vabbè. Marco. E poi c'è Marcello. Marcello? Sì. Molto piacere. Ciao. Cordiale. Molto cordiale, dico, ma il cognome? Provolone. Provolone. No, che? Cognome Provolone. Lo sapevo. Adesso ridiamo mezz'ora sul cognome. Marcello Provolone. Ma voi due per caso questi filano? Cosa? I due qua, filano e fondono. Filano e fondono. Provolone, caccia il filo e fondi. Tu hai mica un cugino che si chiama Bri? Oh, a te, no! Ma sei deficiente, ma sei! Sì, sono deficiente, ma stai guidando! Ma avvertimi, no, che la moto di Toniello non c'è i freni! E che ne so, io non ti voglio disturbare mentre guidi! Se non facevo la doppia chicane, ci sfracellavamo contro il muro, dovuto deviare il muro, dovuto deviare. Guarda il bar, se vai a uno non è neanche ma una bar a onda diventato questo. Ma dai Marcello, anche tu, è possibile che dobbiamo rischiare la vita perché non mi vuoi disturbare alla guida? E anche tu Marco, scusami Marco, ma un minimo di cervello, ma non senti il rumore di una moto con tre persone a bordo che arriva, apre la porta, no? Un minimo di cervello, ma dove ce l'hai la testa? Diego, vai all'inferno, tu Venezia e Sudafrica e il provolone. Che c'entra il Sudafrica e il provolone? Si stavano ammazzando, Sudafrica e provolone, che fai, sogni, valeggi? Che c'entra il provolone adesso? E poi lei aveva promesso che non mi chiamava più per cognome. Provolone, il suo cognome manco quello con... Provolone! Signor Marco, sa che mi hanno pestato a sangue ad Elmo? Di Scipio. Chi è stato Elmo di Scipio? È il guardiamine. E a portaerei. Guardialine! E si chiama Elmo di Scipio. Lo so come lo chiamo. Pesce provolone di Scipio. Guarda che roba, tutto devastato. Annullato il gol con la bandierina per salutare. Milioni di danni, il bar devastato, Diego. Io milioni non lo so. Quando danni. Succede qualche cosa è sempre colpa tua. Sarà un caso, ci sei sempre di mezzo tu. Guarda un po'. Una domenica rovinata, il bar sfasciato. Qui milioni di danni, io Diego non ti voglio più vedere. Sparisci, non ti voglio più vedere. Oh, cattiveria. Cattivo trattarmi male così. Sei diventato cattivo, c'è diventato cattivo. Sei diventato un animale. A c'è diventato un animale. Te lo dico in romagnolo, animale. Te lo dico in toscano, animale. Te lo dico in torinese, animale. Te lo dico tutto da lì, tu sei un animale cattivo. Che t'avevo fatto io? La colpa è tua, che ti costava aprire la porta invece di lasciarla chiusa, perché domenica apri la porta, che potevamo entrare senza far danno, no? E quell'altro deficiente con il suo guardialine ha sbandierato, ha annullato un gol all'ultimo minuto, al momento ci ammazza da momento per salutare a lei là. Certo, ma scocciuccio, con tutti i pennarelli hanno volato tutte le macchine cattivi, che siete. Certo, ma me che c'ho un cuore che pare un maiale pensante, c'ho. Ecco, cattivi. Forza, ma scocciuccio, oh, dai, Anamel, tu voglio bene lo stesso, Anamel. Forza magico giuccio, forza magico giuccio, e forza magico Marco, e forza magico Marco, signor Marco, capezzaci tu, signor Marco, e chi bene, signor
Che belle vene! Forza Magico Marco! Forza Magico Marco! Forza Magico Marco! Bravo! I want the senorita crazy.